Ok. Prova, prova. Sì. Ciao a tutti e benvenuti in live. Siamo qui su Transport Fever 2. Siamo qui all'aeroporto. Stavo contando qualcosina che sono un po' di attesa qua. Vedere un po', ci sono tante attese solo per assicurarci che ok, e invece l'altra linea di aerei invece è questa qua. Sì, c'è un po' di attesa ma niente di che. Perfetto. Andiamo un po' agli autobus, ci sono tante attese, quindi con gli autobus, no, neanche tante, no. Ok. Di qua invece vedo che c'è forse un po' più di presenza da qui, esatto, da qui forse c'è la parte un po' più di gente provvisoria qua. Su 33. No, scusami, ma veramente fa tipo il giro di sì, ma vabbè. Più che altro quanta gente aspetta sto autobus, ma che cavolo. Vabbè, continuiamo i controlli delle città. Dobbiamo controllare da Crepau. ABC Crepau, ecco qua. Se non sbaglio, ma se non mi ricordo se abbiamo fatto i controlli o meno in tutta la città. No, esatto, Crepau, dobbiamo fare l'autobus qua. Allora, stavolta facciamo così, iniziamo dal basso invece. Allora, Wellingshof. Sono le città quelle grandi, gigantesche, meglio che, se non sbaglio, sì, sono queste qua. Oh no. Si sta bloccando, no? Se no non mi crashi il gioco. Ok. Poi Weissenbrunn, Weissenbrunn, andiamo a vedere qua. Bene. Weissenbrunn, niente. Mamma mia, cos'è che è? Qui arriva questa linea qua. Da dov'è che è? Ah, quel tratto qui che passa. Capito, capito. Che passa da qua, stazione merci, sì. Guarda, qua ci sono risorse, lo so, da qua sì c'è e qui c'è. Cioè qui abbiamo troppo ferro e poco carbone, qui abbiamo troppo carbone e poco ferro, però vabbè. Cioè da entrambe la funzione funziona. Boh.
Sì, vabbè, comunque, torniamo a noi. Qua manca l'auto, le linee degli autobus mancano. L'idea è che qui invece di fare un autobus facciamo un tram. Un tram circolare facciamo. Però, dato che qua tanto non è molto sviluppata come città, possiamo anche fare uno strappo. Ci facciamo l'elettricità. E facciamo tutte queste strade qua, così. Vediamo se le modifica dopo l'autosave. Tutte queste qua. No, sorry. Tac. Ok. Perfetto, è tutta una strada abbastanza grossa, quindi gira. E ora facciamo la linea 1, 2. L1 si chiama come città? Beh, tram 01 e poi la linea 2, tac. Va sempre un tram 02. Perfetto. I tram li tiriamo fuori da qua. A meno che non prendo i filobus, no, non mi interessano i filobus. Penso che metterò questi. Perché l'uno. E 5 per la 2. Si gira in modo molto strano, vedrete, esatto.
Quanto vanno al massimo questi? 55. E va bene, dai. Adesso semaforo di precedenza. Questa tram è qui. Se è dall'altra parte, vabbè. Ma prima o poi si gireranno. Per estrema che poi fanno anche pure il rumore della chiusura delle porte. Il beep prima della chiusura. Ci sta, ci sta. Prima o poi si dovranno girare certi tram, quindi dai, vedi che loro si è girato lassù. Lui si è girato qui, vedi, un po' perché cercano di staccarsi un po' uno dall'altro. Tra poco questo qui si girerà, come si tirano qui, blu si girerà tra poco per forza perché è nel senso contrario, eh. La linea che dovrebbe andare di qua. Ah, tra blu c'è funzione, giusto, questo qua più che altro. Dovrà girarsi prima o poi. Comunque sì, abbiamo creato pure lì del tram qua, che è circolare e copre diciamo tutta la città. Perfetto. Walfrieden Schweizertal. E abbiamo popolazione, abbiamo pure un autobus, mamma mia. Che città evoluta. Vediamo un po'. Le milioni di ore di attesa degli autobus qua. Che non bastano. Più autobus. Ok. Però devo fare altre linee, quindi. Perfetto, nuova linea. Perfetto, una qua. Allora,
Una che faccia questo giro così, ce l'abbiamo. Adesso dobbiamo fare una che faccia così e così. Così e così e basta. Autosave. Perfetto. Ora linea. Vediamo un po' come è venuta. Beh dai, qua così, una così e una così. Mi sarebbe un'altra da fare qua giù, però vabbè, c'è il treno se vogliono. Perfetto. Compriamo degli autobus a due piani, dai. Perfetto. Qui non è sistemato. Ricordo i passeggeri, è tutto sistemato. È perfetto. Poi. Wald Michelbach. Qua abbiamo una stazione ferroviaria con due linee ferroviarie, di cui una abbastanza una che collega la V, che sarà questa qua, e l'altra che collega l'altra città, che è qua su, con questo treno qua. Cosa sta andando? Massimo 120, eh. Perfetto. Parte. Ma già da cambiare, ma che cazzo? Quanti anni c'ha sto treno? Cinquantatré anni, mamma mia. Ma boh, continuiamo la città qua. Allora, autobus qua.
Cambiamo un po', mettiamo questa qua nuova. Solo gratuito perché è una cosa nuova, quindi inizierà a laggare un non so che cosa. A meno che non crashi proprio direttamente, però cosa probabile. No, non è crashato. Allora, abbiamo varie opzioni, vedete qua. Allora, abbiamo questa qua con la fontana in mezzo, poi 1920, 1980 glass, quella nuovissima. Poi Strassen, alte grosse, questa è nuova. Neue grosse. Elettrica, sarà anche l'opzione per il tram. Due fermate. O due di qua. Scusate. Così. Si potrebbe fare anche due cose così, oppure così, per invertirsi. Poi, open, cos'è questo? Kaine, open, unten, ah, beide, ah, per le fermate di passaggio. Beh, mica male, cioè. Mica male comunque come stazione, cioè. Ci sta. Per metterne una proprio qui in centro mi sembra un po' esagerato. Che è molto grande. Questo invece cos'è? City New. Ah, ma è per il merci questo. Mi sa. Comunque, sa che andremo sulla solita. Questa qua cos'è che era? Ah, questa era quella del tram qua così. E niente. Mi sa che andremo sulle solite così. Senza binari del tram, ovviamente. Quindi. Quindi, tac, tac. Poi, autobus. Vediamo questa qua. Tac, tac. Una lunga ne facciamo e una piccolina di linea. Qua, qua. Perfetto, una così, che sarebbe quindi la. Mi. Vald. Michel. Vald bus 01. E
E poi ne facciamo uno secondo, così piccolino. Paletti così. Tac, tac, tac. Ok, possiamo passare qua, poi qua. Qua. Perfetto. Uno, due. Quattro, cinque, sette, otto, nove, dieci, quattordici, diciannove, perfetto, l'ultima. Ok. I bus li prendiamo dalla città qua sopra perché non ci voglio fare un altro deposito. Il gioco è in tedesco perché non c'è in italiano. Già. È un po' scomodo, ma io ho capito il tedesco, non ho problemi. Guarda, un po' eccessivo questo. Questo qui. Tac. Sì, c'è anche in inglese, ovvio, ovvio. C'è anche in inglese, non ti preoccupare. Però io ho scelto in tedesco perché conosco meglio il tedesco che l'inglese. Parlando anche tedesco, quindi mi è più comodo. Perfetto. Questa è a posto. Oh, ok. Polka. Qui dobbiamo fare un po' di autobus in più, mi sa, eh. Capito, capito. Vabbè, sono scelte, se preferisci in italiano, in inglese, cioè, puoi scegliere la lingua in inglese. Comunque, cioè, quando lo compri su Steam hai tutte le lingue disponibili del gioco, quindi, cioè, non ti preoccupare che in inglese lo trovi. Senza problemi. Peccato che non ci sia in italiano, però. Ventuno. Perfetto. Sì, Busfolkach 02. Perfetto, e facciamo una là sopra.
Una traduzione? Forse sugli altri, ma non penso su questo qua, perché questo è nuovo, di marzo 2020, questo, se non erro. È nuovo del 2020, sto gioco proprio nuovo, quindi non penso ci sia la... What the fuck? Ma che cazzo? Allora ti piazzo sul 2. Hola. Di qua. Non ne ho idea. Io, boh, magari poi indagherò un po'. Ci indagherò un po'. Ci indagherò un po' su per vedere, capire se c'è qualche traduzione in italiano, però. Tanto mi trovo bene anche in tedesco parlandolo senza problemi. Capirlo non ci vuole tanta difficoltà. Ok, due, lo piazziamo lassù, questo fa un giro, ok, perfetto. Busfolka 03. Noi alieni e basta, fatto. Dov'è il deposito? Il deposito qua. Questo qua utilizziamo. Fahrzeuge kaufen. Allora. Che è sta cosa? In che scenario stai giocando? In che senso? Medio. Oh, appari 02. E il 03 ci metto il 15 metri, così per cambiare un po'. No, anzi no, sempre 12. In che senso, che scenario è giocando? La madò. Sti treni sono tutti pieni, mamma mia. Che partono già pieni da qua, quasi, mamma mia. Stai giocando con una mappa originale del gioco oppure una mappa mondata? No, mappa originale, cioè seme creato dalla mappa, cioè se, proprio il seme creato dal gioco. Sta roba. Cosa cambia?
No, penso che mi esploderebbe il computer se vado in quell'altra città. Mettiamola in Mittelpa, che tanto non ho necessità di capire l'erba in dettagli alti. Comunque no, sto giocando su una mappa del originale del gioco, semi generato randomicamente. Tu giochi, anche tu giochi a questo gioco? Kanken. Non segui più nemmeno su YouTube, ma chi segui tu principalmente? Perché in più di un anno non è possibile, questo gioco qua è nuovo, è quello nuovo, la versione nuova. Quello dell'ultimo, il Transport Fever 2. Poi c'è stato il Transport Fever 1. E poi c'è il... Non sapevo ci fosse qualche italiano che porta sto gioco qua, perché non l'ho mai trovato. Mi ritenevo uno degli unici italiani a portare questo gioco qua io. Perché non è un gioco che piace a tutti, quindi non sono molto contenuti da portare in live o su YouTube. Cioè, ci devo comunque di trovare un pubblico, cioè di trovare, per fortuna, di trovare un pubblico che segua questo tipo di gioco, perché sennò non hai molte... Non hai molte, diciamo, visualizzazioni, non ti fai molti... Non è molto produttivo per il canale, ecco, sia su Twitch. Ah, ho capito. Beh, adesso sono contento che ci sia qualcun altro che lo porta, comunque... Se vuoi io lo porto spesso, quindi se vuoi seguirmi puoi anche fare punto esclamativo YT in chat e poi iscriviti al mio canale YouTube. Da lì carico tutte le live che faccio su Twitch, se vuoi vederti gli episodi libri, gli altri episodi, le altre cose, perché ci sono state delle grandi espansioni, diciamo, tra live e live, quindi mai so chi sarà il decimo, dodicesimo episodio. Ah, perfetto. Sono contento, dai, dai, bene, bene. Ora qua abbiamo fatto. Prossima città, Schellendorf. Adesso però magari un po' basta. Controllare tutte le città, cambiamo un po' argomento. Datemi, mi segno subito un attimo. Perfetto. Allora, nuovo punto, diciamo, io mi segno un po' cosa fare in live. Dobbiamo
Iniziare. No, 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 io non uso scenari free to play, cioè proprio free, proprio sandbox gioco io. Infatti il conto è infinito. Soldi, anche se li perdo, fa lo stesso. Cioè, non. Proprio free to play. Non mi piace giocare a fare obiettivi. Mi piace costruire, divertirmi a creare una mappa enorme con un sacco di treni che girano, trasporti e tutto. Cioè. Bom, bom. Allora, anche dallo scorso episodio ho fatto una cosa nuova off camera, cioè fuori dalla live ho fatto una cosa nuova. Che bello il lag quando vai, quando vado in questa zona qui che è piena di roba, Dio mio. Allora, off camera, diciamo, ho creato una nuova linea, ovvero per potenziare un po' questo interscambio. Non so che abbiamo un interscambio gigantessissimo qua. Una stazione ferroviaria merci molto 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 grande. Ho deciso, potenziamo un po' questa città, questa linea, perché qua così non serve a niente, messa così a far nulla. E allora ho collegato questa stazione qua con la città che c'è qua sopra in alto. Madonna, questa città è sempre più grande, sta diventando. Con questa città qua sopra in alto. Dato che richiedeva il pane, glielo stiamo fornendo. Tramite un collegamento da questa industria lì. Dato che il collegamento arriva da questa industria qua, ho preso un treno che già c'è. Arriva fino a qua per collegare e portare il pane. In automatico già lo faceva. Lo portava qui, poi c'era il camion che lo portava in giro per l'isola qua. Beh sì, per la città fino. Ho una città così grande che mi lagga il computer. Comunque, arriva il pane e a posto. No, comunque non è una stazione, il merci. Questa che cos'è? È una parte l'ho messa per bellezza. È una mod che ti prende tutto. Se tu hai roba in eccesso e vuoi fare usare un vuoi. E vuoi far funzionare un'industria, questa funziona. Gli porti tutto se la, e la vende. Vende roba. È un bidone delle immondizie in pratica. Avevo delle industrie che avevo attivato per potenziare delle cose che ora non servono più. E invece di lasciar perdere e cancellare le linee che mi fruttavano un sacco di soldi, ho deciso di comunque continuare a usarle. Però portando qua la roba. Così che mi fai un po' di soldi. Comunque, ho collegato questa merci qua. Nonna mia, con il tuo treno qui, che vediamo qua. Che arriva fino a qua. Infatti vediamo che c'è il pane che trasporta 72 pezzi di pane. E va sotto. Poi nel tunnel si collega a questa linea qua, arriva qua dove c'è il treno. Qua il treno passeggeri. La linea è unica sola perché non vorrei fare troppi binari perché sennò la mappa diventa brutta. 33. Ma lagga perché c'è tanta roba in movimento. Adesso io proviamo a abbassare tutto. Provo, mettiamo tutto in Nidrig, Mittel, Nidrig, Kine. Oh, che bello, non c'è l'erba. Vediamo un po' se lagga ancora adesso qua. Non mi lagga ancora comunque. Lagga un po' di meno perché sì, lagga un po' di meno. Però lagga comunque tanto perché è troppo grande, c'è troppa roba in sta mappa. Comunque sì, lagga un po' di meno. Comunque qua c'è un movimento assurdo, cioè continuano a entrare treni, uscire treni, cioè qua c'è un traffico incredibile. Alta velocità, regionali, regionale, urbano, qua che fa il giro della città. C'è un treno qui, un treno urbano che si fa il giro all'interno della città, proprio letteralmente dentro. Sì, ottimizzazione fatta con i piedi, Transport Fever, sì. Una volta che diventa grande la città inizia a laggare, vabbè che io.
Ho 16 GB di RAM e porca miseria, cioè, comunque. Passa proprio letteralmente dentro la città e arriva qua, così. Uovo tutto il giro. Una circolaria circolare, una linea ferroviaria circolare. Tipo un treno regionale, piccolino, cittadino. Così che passa dentro. Qua fa il giro la parte alta della città. Arriva qui su, che c'era il primo vecchio capolinea. Una volta arriva fino a qua, arrivava. E si fermava qui una volta. Infatti avevo fatto il deposito, binaria X. Però poi l'avevo espansa avanti. Di qua, perché la città si è ingrandita. Arriva fino a qua. Poi prosegue dritto. Vedete che qui inizia, la città inizia a finire, perché è una nuova parte, una nuova zona. Va di qua. E poi come ultima fermata arriva qui giù. Cioè quindi fa tutto un giro. No, no, ha un capolinea. Fa tutto un giro da qua, tutto così. E arriva qui. È un circolare, una linea circolare qui, così. E fino qua. Potrei fare un. Farli fare il giro completo e tutto, però poi diventerebbe un po' stupido, quindi no. Poi c'è le linee metropolitane o anche le metropolitane sospese, qui parte da qua, va qua, linee ferroviarie con treni piccoli metropolitane, che viene usata molto. Sì, sono due città unite. Ho unito questa città con questa qua. Poi qui c'è una metropolitana che inizia ad alzarsi qua. E rimane tipo sospesa sopra con un ponte. E viene usata veramente tanto. Cioè, qua sopra. Guarda, il treno qui è praticamente pieno. Alcuni treni si riempiono. Molte attese ci stanno. Poi qui si biforca. Una va a destra, che è la parte più nuova. Ho trattato nello scorso episodio, va di qua e poi termina qua giù. E l'altra invece si biforca qui a sinistra. Sì, infatti, qui va a sinistra e va fino all'aeroporto. Collega la stazione fino all'aeroporto. Cioè, il treno è pieno, 118 persone ci sono. E poi c'è un treno, diciamo, regionale che non lo faccio passare sulla linea metropolitana, se diventerebbe troppo congestionata, che non lo faccio passare sotto. Tanto non deve fermarsi qua, quindi faccio passare sotto e risolto il problema del traffico. Poi va qua e arriva qui dove c'è l'aeroporto, che c'è una marea di gente che aspetta. E lagga pure qui. Lagga. E qui c'è un bel po' di gente che aspetta. Comunque, okay. La puoi vedere comunque negli altri episodi. La roba questa qua puoi vederla anche negli altri episodi senza problemi, perché c'è tutto negli altri episodi. Comunque, qua il pane sta andando bene. La produzione del pane va molto bene. Aumenta sempre di più. Ovviamente non basta per produrre, perché voglio produrre tramite questa azienda, voglio produrre pane per più città, non solo per questa qui che c'ho qua, che ne sta ricevendo, sì, ma non tanto, e quell'altra. Cosa, scusami? Pochi all'aeroporto, tanta inflazione. Ma purtroppo l'aeroporto ha un limite massimo di persone che può contenere. È una brutta cosa di sto transport fever. E quindi, a parte che non è solamente una stazione per l'aeroporto, ma è proprio una stazione che riunisce la linea ferroviaria che viene da quella città lì. Mi spiego qui. Una linea ferroviaria che unisce questa città qui e passa per di qua e poi passa sotto. E una linea ferroviaria che collega questa città qua. Qua su, cioè, è una roba molto lunga, c'è cioè un sacco di linee ferroviarie. È un po' una stazione, sì, per l'aeroporto, per collegare le varie città all'aeroporto,
ma anche per scambiarsi passeggeri tra i vari linee ferroviarie. Poi c'è anche il tram qua, che però viene poco utilizzato, poco purtroppo, e poi c'è l'autobus. La linea 12 di Willingsdorf. E poi ci sono dei minibus che girano nei parcheggi qua dell'aeroporto. No, no, dai, guarda che sono molto ordinate le ferrovie, cioè i binari non rovinano l'ambiente. Io proprio punto a fare molte linee ferroviarie, ma che non rovinino il verde della mappa, cioè non voglio vedere solamente binari in giro, intrecciati. Cose ordinate, una linea che va fino a qua e torna indietro, una linea che fa qua e va di qua, una che va di là, una che va, passa per di qua e va su di qua. Più linee possibili, ma mantenendo sempre gli stessi binari. È per questo che ci sono tante linee ferroviarie molto trafficate. Comunque devo dire che questa parte qua della mappa, adesso tolgo lo zoom perché devo farvi vedere, devo togliere lo zoom. Questa parte di questa città qua, di questa mappa qua, tutta la parte da questa qui, in questo angolo, è molto sviluppato confronto a zone dall'altra parte. Cioè, qui la parte più sviluppata di tutta la mappa. Queste 1, 2, 3, 4, 5 e 6 città sono le più sviluppate di tutte. Perché sì, adesso vado completamente dall'altra parte della mappa. Ci sono città che hanno una linea ferroviaria e un autobus. Cioè, se io passo qua, c'ha una linea ferroviaria che parte da qua e un autobus. Basta. Capite? Quindi c'è molto easy easy, certo. Ma è solo che è più grande. Mamma mia. Solo che è più grande la. Più grande la mappa e le città varie, più diventa incasinato il gestire tutto. Cioè, io possiedo più di non so quante linee. Cioè, c'ho un sacco di linee. Cioè, di aerei ne ho due, navi ne ho tre, ferroviarie ne ho a non finire. Cioè, tra merci e. Cioè, ho tutte queste linee qua, passeggeri. Cos'è sta linea qua? Cioè, ok. Sì. Comunque, cioè, qui è molto grande, quindi è molto difficile da gestire. Ci sono tantissime linee, cioè, ti faccio vedere qua che cosa passa su questi binari qua, ti spaventi, cioè, guarda qua. Cioè, abbiamo linee ferroviarie, ne abbiamo una, due, tre, cioè una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette, cioè. E tutte hanno un senso, tutte hanno un senso come linee ferroviarie, tutte trasportano e funzionano, cioè tutte hanno un senso. Io quelle cose vuote, io le linee vuote non le elimino. Cioè, tutte le linee ferroviarie. Hanno persone o merci in circolo, in utilizzo. Questa qua è vuota perché? Perché fa avanti e indietro comunque, sì. Cioè, è anche tanto, cioè, se guardate certe linee abbiamo veramente. Questa qua c'ha 1577 passeggeri a bordo. Cioè, 1577 passeggeri a bordo. Questa ce n'ha 564, 620 passeggeri a bordo. Cioè, questa. Queste sono tutte linee di merci. E tutte le linee hanno. Guarda, 660 pezzi a bordo hanno. Stanno trasportando tutte queste cose qua. Cioè, sta qui più che altro sta trasportando
1400 persone, una linea di treni. Sì, è lunga. Cioè, ha tutti questi treni qua, alta velocità, è una linea alta velocità. E ha tutta sta linea, ha tutte queste 12 fermate. E fa il praticamente fa il giro in tutta la mappa, ferma in tutto il bordo mappa, fa sta linea qua. La prima è vuota, quale? Questa, treno merci 22, sì, lo so. Devo fixarla. Cioè, devo metterci un treno. Però tanto per farti notare che abbiamo un tra tanti. Cioè, in questo momento stiamo trasportando un sacco di passeggeri. Cioè, guardi il treno qua, è pieno. 220 su 220 pezzi a sto treno qua. Che arriverà qui e svuoterà tutto qui per farle portare i camion qua giù. Poi abbiamo i tram. Merci Italia Rail. Cioè, e c'è moltissimo traffico, qui infatti c'è molto molto traffico, ci sta. Però qua c'è una cosa che non va assolutamente, cioè i binari quanto cazzo è che aspettano lenti qua, oh mamma mia. Road train, vediamo un attimo quanta velocità va. 80 e poi 200 qui. Guarda che traffico che c'è qua. Ora passa questo. Poi parte questo. Uè Totò! Rieccoti! Totò, digli a questo. C'è sto ragazzo qua. C'è questo Kanken Royal 6962. Che dice che non capisce bene le linee, che è un casino. Totò che mi segui dalla prima live. Alla fine è vero che non è tanto un casino, è solo che essendo una grande mappa c'è bisogno di fare tante linee in giro. Sei in autogrill, non è vero che sei partito, Totò. E niente, rip, Totò è partito. Partito se ne va. Vediamo se funzionano ora queste linee nuove che ho fatto, mannaggia. Funziona, funziona. E niente, però dai, alla fine hanno un senso tutte queste linee, dai, non hanno. Non sono finte, dai. Capito, capito, ascolti. Dove stai andando, Totò? Sì, che cricchia, alunni, ah, stai andando all'università, vero? Una cosa che mi dà fastidio da vedere tanto sono i soldi che scendono. Perché i soldi che scendono sono tutti insieme e fanno laggare. Invece i soldi che salgono capita da momento a momento. Comunque, qua produciamo. Che ci stanno i camion che devono portare su su su. Facciamo così, su, potenza al massimo, potenza al massimo e pure te su al massimo.
Devi produrre, su. Produrre, su. Vai, parti, tutto, intanto ascolti, quindi vai. Però non è possibile che con un bancazzo, mamma mia, aumentate un po' questa produzione. Sono qua su, devo portare il merci fino qua giù, minchia. Fino qua. Bene. Intanto mettiamo qua un nuovo treno. Sono già da un'ora in live, sono. Mamma mia. Tra poco stacco, sono le 5. Lag. Qua. Ecco qua. Comunque sì, un camion lo mettiamo pure qua. Tac. Tac. Qua. E qua. Camion merci, dove sono qua? Camion merci 15. Dove sta la linea che... la linea questa qui? 16, boh. Allora. Qua è vero, non abbiamo un deposito, ma prendiamo da qua perché qua ce ne abbiamo. Quindi, camion. Andiamo di camion. Questo è il tram. Camion. Oh, camion. Portiamo il pane. Quanto portano questi furgoncini? Potrei mettere tipo 10 DHL. Metterli su sta linea qua. Che non merci 16. Tanto 80 merci alla volta. Poi vediamo un po' come sono questi furgoncini qua. Sti bizzarri furgoncini piccolini. Oh, un attimo, aspetta. Oh shit, un attimo, Però me li porti, vero tu, il pane, vero? Oh, sì, perfetto. Ok. Poi, qua, treno. Devo andare per forza in questa metropoli qui a spawnare i treni perché li sponiamo qua giù, no. Qua li possiamo sponare. Tanto qui c'è un passaggio. Qua sotto. Le transport perché non... Boh, perché è brutto esteticamente. Brutto. Allora, locomotiva.
bel caimano, mettiamo. Oh no, 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 mettiamo queste qua. Sono potentissime. Cargo. Trasporto pane. Ci mettiamo queste qua. Ok, no, ho sbagliato. Uno, due, tre, quattro, cinque. Vediamo 160 metri intanto. Due treni. Questo merci qua qual è? Questa nuova linea qui è la 22. Treno potente italiano? C'è un cazzo di potente in Italia. Cioè, i caimani sono potenti. Cioè, questo è potente. Allora, questa, allora, treno italiano potente, abbiamo la Merci Italia Rail da 5.600 kN. E porta... Kilo, 300 kN porta e a 5.600 kW. Poi abbiamo la italiana, la... Per i merci, parlo, per i merci di potente abbiamo forse... Questo non porta un cacchio. Questo non porta niente. Il caimano è potente. Porta 249 kN e viene usato per i treni merci. Però di potente italiano ce n'è poco. C'è poco. Che erano lì vuoti. Vedi questo qua? Enorme, potentissima. Questa porta traina. Allora, 7000 kW e traina. Traina tanto. Non lo so quale sia il treno più potente che c'ho. A parer mio, questa qui porta 500 kN. A parer mio penso sia questo. 300, 300, 300. 300, 300, questo quant'ha? 300, 300. Sono tutti molto scarsi, diciamo, a livello di potenza. Non so se quassù c'è qualcosa di bello potente. Cioè. Penso sia quello là. Tutto a 300, se no. Esatto, tutto a 300 sono. Quella lì è la più potente, sta qua che ho messo ora qui, è la più potente di tutte. Infatti potrei metterne una su una linea ferroviaria in cui ho un peso enorme da portare. Addirittura meno di 300 queste. L'SNCF. Le locomotive della Francia. Molto più, molto meno di 200 anche, 300. 320, questa è un po' più potente. Però no, quelle là, 360, ecco, qualcosa un po' più potente qua abbiamo, no. Se qua sono sempre 300, no, niente. Sono le più potenti sono queste qua, penso siano cinesi da come lo vedo, boh. Poi c'è un lag pesante del video. Oh, mi sentite? Oh, mi senti ora?
Ah, il video è normale che laghi, che stavo scattando veloce io. Comunque adesso vedremo se funziona pure questa linea nuova. Anche il merci 22, aspetta, quindi arrivi un po' di... Cioè... Allora, quando aprirò la schermata del treno vuol dire che parlo. Ora. È in ritardo? Perché io non vedo cali di... Non vedo cali di frame, cosa del genere, in cui mi ritarda il video dall'audio. Se no lo noterei dalla live. Dai, tira, tira. Nah, Joe, sta finendo tutto qua, mamma mia, è nervoso. Quanto è potente questa? Boh. Già lo so. Questo è fermato in salita e infatti ci ho fatto un po' di fatica. Infatti da qua là è tutta in salita, là sotto dov'era. Perfetto. Ai ai ai. Qua sta finendo il... Vediamo un po' qua giù come va con il grano qui. La luce. Restano due dei treni qua. Comunque niente, ha fatto questa nuova linea, adesso vediamo se funzionerà, speriamo che funzioni, che vanno tutti questi furgoncini che vanno in giro. Ma quanti sono? Abbiamo treno italiano. Pieno questo.
Strano. Strano che è in ritardo l'audio. Boh, non so che dire, io spero che poi si... Boh, vedremo. Comunque tanto adesso devo chiudere che sono 1:20 in live, quindi... Per questa volta abbiamo fatto questa nuova linea dei merci qua. La nuova linea. Quindi... Speriamo che vada tutto bene, che funzioni. Peccato per il ritardo che c'è un po' in live, allora spero che, che non sia molto... Comunque sì, funziona, sì. Ottimo. Perfetto, ragazzi, io intanto ora vi saluto, vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Vi ricordo di fare punto esclamativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube, oppure fare punto esclamativo Discord per iscrivervi al mio server Discord. Vi ringrazio tanto per essere stati con me e ci vediamo alla prossima con qualcos'altro da fare. Kanken, ti aspetto anche alla prossima live. Mi raccomando. Ciao Toto. Buon viaggio a te invece, buon viaggio. E ci vediamo. Quando torni, diciamo, quando sarai possibilitato a giocare. Anche tu. Vabbè, e vi ringrazio ancora tanto e ci vediamo alla prossima live. Ciao!